Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea dello staff di Let's Play FIFA, www.letsplayfifa.it, in pagina Facebook in descrizione. E prima che mi mettete da ridere, questa grafica è perché Mugnaz in questi giorni proprio non è disponibile, non è rintracciabile, è fuori casa. Se avrà voglia vi spiegherà lui il motivo, quindi sia per l'intro sia per Top Flop c'è una grafica veramente deficiente con la base solida e con delle scritte di Paint. Comunque, andiamo al sodo, che siamo qui per la review di Maurito Zárate IF. Ovviamente essendo stato il mio idolo fino a 4-5 anni fa e avendo io il suo poster in camera a letto a Gran Centrale, non potevo non fare la review visto quanto è buggato, quanto è forte in questa versione IF su FIFA, perché questa versione IF si presenta con 77 di overall, 88 di velocità, 78 di tiro, 86 di dribbling, 67 di passaggio. In game ha 87 di controllo palla, 94 di tiro a giro, 88 di dribbling, 85 di resistenza a munizioni, 83 di long shot, 85 di tiro al volo, poi anche 91 in accelerazione, 92 in agilità e equilibrio, 88 in velocità scatto, 81 in aggressività e in posizionamento, work rate medio basso, 4 stelle skill e 4 stelle debole. Ecco, mi ricordo ancora quando su FIFA 11 ricevette un 10, forse era FIFA 10, sì, aveva una carta da 86 di overall che era più o meno l'equivalente del Team of the Season, e quella carta era veramente fantastica. Vabbè, insomma, però siamo qui per fare la review di Zárate IF, non per commemorare la gloria passata che ha avuto Maurito. 88 velocità, prima caratteristica che andremo a analizzare. Questo giocatore è veramente molto veloce, ma velocissimo proprio, è un fulmine, grazie anche al fatto che lui è basso ed è agile e si riesce a muovere con facilità disarmante, quindi potete dribblare anche con tanta facilità, perché oltre ad avere ottima velocità anche un ottimo dribbling. Il suo dribbling infatti è di 86 sulla carta, che si traduce in 87 contro la palla, 88 il dribbling e 92 in agilità, quindi tre caratteristiche veramente ottime, aggiungendo al fatto che ha 4 stelle skill, io penso che il dribbling sia il suo top più grande, quindi veramente mi ha soddisfatto tantissimo questo dribbling, perché mi permetteva, basso e baricentro piccolo com'è, veloce com'è, di andarmene da solo e poi concludere in rete. Come posso concludere? Tirando, perché il tiro è ottimo, 94 di tiro a giro, 83 di long shot, poi 79 di finalizzazione, che non è affatto male in aria, sembra più sugli 85, e anche 78 di potenza tiro. Ecco, long shot e tiro a giro sono ottimi, la potenza tiro in sé non è proprio fantastica, però long shot e tiro a giro sono buoni e anche la finalizzazione è molto buona. Andando avanti ci stanno ancora i passaggi, 67 di passaggio con 79 di passaggio corto, 55 di passaggio lungo. Ecco, allora i cross 67 si vede che sono bassi, i passaggi lunghi 55 usando semi assistito comunque sembravano buoni, e i passaggi corti sono ottimi, infatti gli 1-2 sono tra i top di questo giocatore. Comunque di cross ho anche fatto un assist, quindi comunque non male. Quindi poi 4 stelle skill, buone nel dribbling, work rate medio basso, buoni perché non torna mai grazie al basso di... grazie appunto a questo work rate basso, e quel medio andava bene perché stava sempre in posizione senza problemi. Quali sono i suoi contro? La forza fisica 63 non è molto buona, infatti spesso dopo un po' cade, non subito, perché il 92 di equilibrio, diciamo, equilibra un po' questa cosa, equilibrio. E anche il colpo di destra, che non è granché, però non l'ho messo tra i flop, perché insomma, se voi usate in coppia uno che sa tirare di testa, che ne so, Higuain, comunque non è che vi serve che entrambi sappiano tirare di testa, quindi va bene così. Poi i calci piazzati sono un compro, 85 di punizioni, 81 di rigori, e comunque non ho niente a dire. In pratica questa è la grafica tremenda. Vabbè, lui costa sui... quanto costa? Costa 25.000 crediti. Secondo me questo giocatore vale assolutamente 25.000 crediti. Provatelo, è molto divertente giocare con lui. Detto questo, vi saluto e vi lascio i nostri ultimi video. Bye bye!